e ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video io sono Roid e oggi vedremo il manufatto leggendario Lunacy per ottenere questo manufatto dovrete uccidere il gran potenziato e se non sapete dove trovarlo come sconfiggerlo eccetera è un boss del DLC2 e troverete qua sotto in descrizione la mia guida con tutti i suoi drop detto ciò vediamo quello che ho ottenuto dalla mia farm Lunacy manufatto leggendario Protezione, aumento di capacità scudo più 100%, scambio equivalente, danno effetto a zona più 48%, resistenza al gelo più 39%, raddoppia la capacità dello scudo, ma ne aumenta notevolmente il tempo di ricarica. Quindi, come funziona questo scudo? Allora, vediamo di toglierci un attimo. Questo è più o meno quello che è il mio scudo vedete che se vado a controllare il mio inventario ho un front loader da 32.000 più le mie varie abilità, arriva a 77 se adesso vado ad aggiungere quello che è il lunacy aggiungeremo un 32.000 che poi verrà potenziato dalla mia abilità e quindi arriveremo a quasi esattamente il doppio su un altro personaggio probabilmente arriverete al doppio senza problemi ma nel mio caso vi voglio far vedere che con i vari bonus non scala esattamente questo quindi bisogna stare un pochino attenti per quanto riguarda il tempo di ricarica, è semplicemente l'attesa tra quando venite danneggiati e quando lo scudo inizia effettivamente a ricaricarsi. Quindi, se adesso io provo a togliermi la granata, togliermi il lunacy e provo a togliermi un pochino lo scudo senza magari morire, si spera, e magari riuscendo a farsi danno, perfetto, vedete che siamo a 3, 4, 5. 6 secondi, riparte, ricaricarsi. Se io adesso vado a inserire quello che è l'una, E mi danneggio di nuovo: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18-19 praticamente abbiamo triplicato il tempo di ricarica dello scudo. Capite anche voi il problema di questa reliquia. Infatti, quella che vi consiglio se dovete aumentare lo scudo è quella che uso sempre io e che è lo Snowdrift Deathless perché incamera tutta l'energia meno un punto dentro lo scudo, quindi più 100% capacità scudo senza andare a Perdere praticamente la ricarica dello scudo anche perché qualcuno di voi magari dirà: 'Eh, ma così non perdi gli HP.' Ok, ma lo scudo non si ricarica neanche ad impegnarsi. Si ricarica: avete visto che 20 secondi, 20 secondi senza subire danno su un gioco come Borderlands sono veramente tanti. Non ha senso andare a portarvi questa reliquia in battaglia perché avete già visto che è inutile, quindi per me è bocciata. Dovranno trovare un altro modo per correggerla, ma non credo lo faranno. Quindi, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto e vi sia interessato. In questo caso, vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi nel caso non lo siate ancora, per supportare questo canale e aiutarmi a fare tanti nuovi video. Detto ciò: da il è tutto, ciao a tutti!